Cofuturo per me è un punto di riferimento nel panorama nazionale, nel quale parlare di una visione ambientale nuova, ulteriore, diversa e trovare gli spazi di incontro proprio per confrontarsi, per crescere assieme. Ciao, oggi sono qui con Fabio Ruggiolani. Rogiolani, non cominciamo, hai sbagliato subito il nome, Rogiolani, però va bene uguale, va bene uguale. sbagliano tutti. E siamo qui al Parco La Fenice a Padova, un bel parco dove ci sono un sacco di informazioni sulle energie rinnovabili, come riscaldare casa, come produrre l'energia, come consumare, come stare attenti all'ambiente. Perché siamo qui? Perché hanno organizzato Ecofuturo per l'ennesima volta, e che numero? Sesta. Per la sesta volta Ecofuturo, questo festival sull'energia, sull'ambiente. Sarò presente anch'io come relatore, ma adesso lascio la parola a Fabio per spiegare a chi non sa ancora cos'è Ecofuturo e quali sono i vantaggi di partecipare a questo grande evento. Ecofuturo è un evento di ecotecnologie, perché è importante spiegare che le speranze o le intuizioni o le idee che abbiamo per liberarci da questa angoscia climatica e contemporaneamente riuscire a cambiare un modello economico e ad avere finalmente dell'energia rinnovabile non sono solo speranze, ma sono concretezze. Però perché si capiscano, bisogna andare a conoscere le varie tecnologie, come quelle che seguite, le pompe di calore. Qui siamo davanti a una mega pompa di calore, che è in questo caso geotermica, Esatto. che consente di riscaldare e raffrescare tutto questo centro, Green Energy Park. Ecco, noi andiamo a vedere, non siamo, come si dice, solo fotovoltaici, soltanto eolici, soltanto geotermici. No, noi siamo per sigillare il tubo, ma anche per utilizzare bene il tubo, cioè l'era della evoluzione e del cambiamento climatico. Per salvare il clima, noi non possiamo buttare quello che abbiamo fatto fino ad oggi e ricominciare a produrre una cosa nuova, perché quello che abbiamo fatto fino ad oggi si è fatto con l'energia e quello con cui lo sostituiamo lo faremo con altra energia. Queste due energie, se non sono rinnovabili, sono ancora fossili, farebbero il disastro climatico. L'esempio massimo sono le rottamazioni. Cioè, la politica delle rottamazioni dell'auto è un'idiozia, è un'obsolescenza programmata, semplicemente autorizzata, addirittura incentivata, che siamo al massimo dell'idiozia. Cioè, non recupererai mai a livello climatico il fatto, anche se vai con un'auto elettrica nuova, il fatto che hai ammazzato un'auto vecchia quanto prima ancora che Sì, potesse morire. svolgere e morire, diciamo, fare tutto il suo lavoro. Questo è Ecofuturo. Noi siamo, come dire, cercatori, cani da tartufo delle innovazioni, però non di ecocazzate. Cioè, noi, come si dice, l'ecostupidaggine del tubo sottoterra per metterci una bottiglia di birra. Questo è semplicemente, faccio più fatica, il secchio per raccogliere una cosa, una busta, è un'idiozia. Cioè, bisogna che quello che facciamo sia una vera svolta e sia un bene per te, per il tuo portafoglio, per la tua città e per il tuo pianeta, capito? Assolutamente. Quindi questo è Ecofuturo. Noi lo chiamiamo l'evento in cui delle speranze concrete. Qualche numero su questo evento? Ma piano piano siamo cresciutelli, 258.000 persone lo scorso anno in diretta video che ci hanno seguito per 5 giorni di iniziative a 10 ore il giorno di relazioni. Siamo l'evento ampiamente più seguito a livello europeo di tutti e oggi collaboriamo con tutte le principali fiere, da Ecomondo a Remtec ad altre, che ci invitano a essere noi quelli che giudicano le innovazioni. Noi non certifichiamo niente, perché la certificazione è una cosa seria, lo fanno gli ingegneri, non i ragionieri. Ma analizziamo con quello che potete fare tutti voi, cioè il buon padre di famiglia guarda a tutti gli aspetti di quello che gli viene proposto e sceglie. Ecco, noi abbiamo, sarà che io sono di lungo corso, un ecologista, però io sono un ecologista positivo, coltivo speranze, non angosce. E
e non dico no se non ho un'alternativa. Uh-huh. Me lo disse una volta uno parlando di nucleare, mi fece incazzare da morire e mi disse dammi un'alternativa. Io non capivo di chi aveva visto il mio simbolo no al nucleare. Okay. Però aveva ragione lui, mi insegnò che bisogna dare un'alternativa e non bisogna avere paura dell'innovazione, perché se diventiamo annientalisti, cioè quelli che non vogliono far niente, la pala sì ma non lì, il fotovoltaico sì ma di qua, la geotermia sì ma da un'altra parte, allora sì, diventiamo noi stessi un pericolo per l'ambiente. Quindi ecco, noi siamo una strana storia, ma ho visto che tu hai fatto questo libro che apprezzo enormemente, e quindi ora me lo divorerò. Grazie. E quindi sono entusiasta. Ecco, questo è il motivo per cui faccio Eco Futuro, abbiamo ben detto, che ogni giorno mi consente di conoscere gente come te. Quindi grazie. È stato un grande piacere. Ci vediamo allora tra un mese. Ci conto, mi raccomando, non è una roba solo per anzianotti come me. Anzianotti basta, vabbè, insomma, quella roba lì, ma anche con giovani grandi come te. Grazie. Complimenti, grazie. A presto allora. Ciao. Ciao, grande.